un difensore centrale con il vizio del gol. E i gol di Leonardo Blanchard non sono mai banali, come ha scoperto nell'ultimo turno di campionato il Genoa. Sinceramente, rivedendolo, non vedevo l'ora di vederlo perché non ci ho capito niente nemmeno io. Io sulla prima sponda di testa di Soddimo ho fatto una prima rovesciata un po' goffa, perché il mio intento era quello di fare un pallonetto al portiere sul secondo palo, togliendogli il tempo mentre la palla saliva. L'ho ciccata completamente, cadendo a terra mi sono girato e mi sono reso conto che stavano respingendo corta questa palla. Mi è arrivata sul destro e lì per lì ero rimasto con l'idea di mettere la palla sul secondo palo. L'ho colpita bene e è andata come è andata. Blanchard da 4 anni è uno dei punti di forza della squadra. Dal secondo anno di C1 che ho fatto qua, quello che abbiamo vinto poi tramite i playoff, si è creato questo gruppo che portiamo avanti ancora adesso. E poi crescendo e salendo di categoria sono cambiate tante cose intorno, ma il blocco storico, il modo di affrontare allenamenti e partite, tutto quello che ci succede è rimasto identico. Un grande gruppo creato da Roberto Stellone. Secondo me diventerà un grande allenatore, poi è facile parlare adesso perché ha vinto lui anche 2 campionati di fila e adesso è facile, però secondo me ha le doti per rimanere in questa categoria e farsi valere a livello nazionale e internazionale. Anche la città di Frosinone sta dando il suo contributo. Si è creata una sinergia fra un gruppo di lavoratori, alla fine, perché quello siamo, e una città. Non siamo classici calciatori di Serie A che vanno in giro, no, per conto loro, ma ci fermiamo sempre all'edicola, al negozio, piuttosto che dal macellaio, veramente a parlare, a confidarsi. È una città che ti fa vivere bene, che ti fa tirare fuori il meglio. Diciamo un sano esempio di come dovrebbe essere il calcio al giorno d'oggi. Blanchard si è tolto anche la soddisfazione di realizzare un sogno, segnare alla sua squadra del cuore. Quella è stata veramente un'emozione enorme, perché io sono il classico ragazzino che da quando è piccolo ti fa Juventus, e quando ho fatto gol mi marcava Pogba, è stata tutta un insieme di un'esplosione. Chiaramente ho esultato, ma non perché ne so di essere juventino, però prima di tutto faccio sto lavoro qua. Il mio idolo era da piccolo era Schillaci, ma ero molto piccolo. E crescendo poi mi innamorai di Nedved, e poi piano piano mi hanno retrocesso dietro, quindi. E domenica i ciociari giocheranno a San Siro contro la capolista Inter. Chiaramente facendo un discorso da bar, scherzando, un gollettino all'Inter da juventino sarebbe una bella emozione.